Salve, ben ritrovati a tutti voi. In questa puntata parliamo del rischio dell'alcol. Perché in una trasmissione che si occupa di infortuni sul lavoro? Perché secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più del 10% degli infortuni sul lavoro sono collegati all'abuso di alcol. Innanzitutto, cos'è l'alcol? L'alcol, detto anche alcol etilico, è una sostanza che deriva dalla fermentazione degli zuccheri contenuti nella frutta, ad esempio nell'uva, o di amidi di cui sono ricchi i cereali, come ad esempio per la birra, oppure dalla distillazione delle vinacce e sono i superalcolici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica l'alcol fra le droghe. È una droga giuridicamente legale, ma è una sostanza molto tossica, potenzialmente cancerogena ed è causa di dipendenza spesso sottovalutata. Secondo me la colpa per incidente in cantiere hanno la stanchezza, alcol. Quando qualcuno non è attento al suo lavoro che fa e con la testa in un'altra parte, quando è distratto. In cantiere, attenzione, soprattutto durante la stagione estiva, se portati a bere molti liquidi all'interno del cantiere, questo deve essere fatto per idratarsi. Però ricordiamoci che è assolutamente importante non abusare di alcolici, perché questo causa ovviamente una serie di situazioni di pericolo notevoli durante alcune fasi lavorative. Un solo bicchiere di vino potrebbe mettere in pericolo la vita del lavoratore e dei colleghi, un fenomeno, quello dell'uso dell'alcol nei luoghi di lavoro, che preoccupa non poco. Non è possibile immaginare una persona che lavori su un carro ponte, che solleva qualche centinaia di tonnellate e abbia bevuto anche un dito di vino, insomma. Ecco, quindi su questo ci deve essere tolleranza zero. Sono stati realizzati 5.000 opuscoli che saranno inviati ad oltre un migliaio di aziende che operano nel settore edile e dei trasporti, comparti più a rischio. Ho capito, bere in cantiere è pericoloso. Ma c'era bisogno di venirmelo a dire in così tanti? L'assunzione di alcol comporta una riduzione della lucidità, una riduzione dei riflessi, una riduzione della capacità di equilibrio e una sottostima dei pericoli. Per far fronte a questo tipo di fattore di rischio, recentemente è stato emesso un provvedimento legislativo che vieta l'assunzione di alcol nei luoghi di lavoro in alcuni comparti produttivi ritenuti particolarmente a rischio, tra cui figura l'edilizia. È molto importante sapere che la sola assunzione di 3 bicchieri di vino in un uomo adulto comporta un rischio, di perdita di concentrazione, di perdita di equilibrio già sufficiente per il possibile accadimento di infortuni. Questo tipo di fattore di rischio può essere affrontato all'interno dei luoghi di lavoro attraverso degli interventi formativi e di educazione alla salute che diano la percezione a tutti i lavoratori del reale rischio che si corre assumendo bevande alcoliche durante l'orario di lavoro o anche prima dell'orario di lavoro, visto il tempo di smaltimento che è necessario per annullare gli effetti dell'alcol. Chi lavora non beve alcol. La regola diventa tassativa. A ridosso di tragici incidenti causati dai troppi bicchieri, dopo continui e tremendi infortuni sul lavoro, i controlli sono stati intensificati per contrastare l'assunzione di alcol e droghe in situazioni a rischio. Operai dell'edilizia che perdono l'equilibrio e cadono dalle impalcature. Operai dell'industria che per annebbiamento si fanno male o lo provocano perdendo il controllo dei macchinari. Autisti di tir e guidatori di professione in genere che abusano pericolosamente e provocano incidenti spaventosi. Ma non basta.
Le norme che vietano espressamente l'assunzione di alcol in professioni a rischio esiste dal 2001, ma adesso è stata aggiornata e il divieto è stato esteso agli stupefacenti, con la facoltà del medico competente di stabilire, sulla base di controlli a sorpresa, l'idoneità o meno del lavoratore a svolgere le proprie mansioni. Purtroppo i lavoratori prendono al mattino, si alzano, vanno a lavorare e durante la loro giornata assumono sostanze alcoliche, soprattutto alcune categorie di lavoratori, i muratori, perché? Perché lavorano all'aperto, fanno fatica e quindi bere alcol per loro è un supporto. Almeno loro pensano che sia supporto. Questo e altri dati sono emersi da una ricerca che il CPT di Novara ha realizzato in collaborazione con l'ASL di Novara, che ha proprio voluto capire cosa i lavoratori pensavano del loro modo di percepire il rischio alcol, quindi l'assunzione dell'alcol durante la loro attività lavorativa. Questo ha confermato quelli che erano purtroppo i nostri sospetti, che viene molto sottovalutato il problema. Da qui l'idea di andare a intervenire con un progetto di sensibilizzazione, ovvero facendo propaganda in cantiere durante la nostra attività lavorativa di sopralluogo, spiegando al lavoratore quello che è innanzitutto il rischio di farsi male aggiuntivo per se stesso ma anche per terze persone. Sappiate che il 51% di tutti gli infortuni accade con modalità del tipo ha urtato contro, ha messo un piede in fallo e è caduto dall'alto. In questo caso qua l'alcol è una causa, una concausa determinante che può far sì che si verifichi l'infortunio. Birrozza? Un'altra? Io non me la bevo. Stasera voglio tornare a casa intero. Come ASL abbiamo collaborato con il Comitato Paritetico Territoriale per l'Edilizia con un questionario per raccogliere dati in merito al consumo di alcol. Questo spunto ci è venuto dato prima dalla normativa che era uscita con la direttiva quadro, poi successivamente con un provvedimento e poi col decreto legislativo 81 che sanciva il divieto di abuso di alcol da parte dei lavoratori edili. Poi si è deciso di fare per il momento solo un'opera di sensibilizzazione, sono stati poi organizzati due momenti formativi. Il primo per i medici competenti e il secondo per datori di lavoro e parti sociali durante un convegno tenuto a Novara. Cosa si potrebbe fare? Innanzitutto non dare per scontato, almeno il datore di lavoro, che il lavoratore sa che non deve bere. Ovvero il datore di lavoro ha l'obbligo di informare sul divieto esplicito di bere, magari mettendo anche qualche cartello segnaletico in giro. E in più far sì che il capocantiere, il preposto, verifichi e rispetti il divieto di assunzione di alcol in cantiere. Questo sarebbe già un passo importante da fare in cantiere. Secondo me si avrebbe qualche risultato. L'alcol altera la capacità di percezione e di reazione. Percezione e di reazione. Non beviamo mai prima di guidare. Potremmo mettere in pericolo la nostra vita e quella degli altri. Con l'alcol non si scherza.